Con questa affermazione, che quando Karl Marx si è rivolto ai proletari di tutto il mondo per rivendicare una vita migliore, aveva ragione. Era sbagliato il metodo che proponeva per questo riscatto delle classi povere, che era quella della dittatura del proletariato. A distanza di 45 anni circa, la Rerum Novarum aveva praticamente ripreso l'argomento e si rivolgeva ai padroni, guardate bene, il termine usato nella Rerum Novarum, era proprio questo, quando si rivolgeva ai capitalisti, noi li chiameremo i capitalisti oggi, si rivolgeva con questo termine. Voi padroni dovete tenere conto anche della vita delle famiglie, della vita personale, dei vostri dipendenti. Grosso modo era questo il concetto. Io, siccome nelle encicliche si sta bene attenti sempre a tutti i termini, io credo che quel termine padroni sia stato scelto apposta per mettere in rilievo ancora qual era il rapporto tra il proprietario dei beni e dei lavoratori che modificavano, cambiavano quel loro lavoro per i beni. Ora, oggi c'è questa possibilità con il Partito Democratico di trovare finalmente una unità di intenti tra due forze che sempre si sono rivolte alla società per il bene comune della società, partendo da coloro i quali meno degli altri partecipavano al bene comune della società. Quando si parla di giustizia, è ovvio che la prima giustizia è tra chi ha troppo e chi ha troppo poco e non riesce addirittura a vivere o non riesce a far vivere degnamente la propria famiglia.